Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi vi spiego come inserire la collisione dappertutto, ok? Senza perdere tempo, nel senso che possiamo metterla direttamente noi manualmente, ma ci vorranno giorni. Quindi a questo punto non ci basta che far fare tutto al programma, ok? Come potete vedere, tutto questo paesaggio l'ho fatto direttamente io su Blender, ma non sono riuscito ad esportare anche i colori perché queste cose le sto imparando piano piano. Ho seguito una guida in inglese su come aggiungere questa collisione dappertutto e vabbè, diciamo che un po' si capiva, ok? Un po' così si capiva. E ho visto cosa faceva e alla fine, ragionando qua e là, ho capito. Quindi oggi vi insegno come mettere questa collisione su tutto, ok? Su tutto il paesaggio, su un palazzo, su un edificio, dappertutto. Va bene? Va bene. Allora, iniziamo prima vabbè, a uscire dalla versione tipo questa qua, che io stavo camminando. Un attimo che mi devo spostare, ok? Come potete vedere, eccoci qua. Ok, allora, cominciamo prima a cliccarci sopra. Tipo, noi dobbiamo selezionare il soggetto, quindi dobbiamo selezionare quello che noi abbiamo creato e quello che noi abbiamo importato su Unreal Engine. Quindi tasto destro e facciamo edit, io l'ho chiamato deserto 1, quindi non so come voi avete chiamato il vostro progetto. Edit deserto 1 e si aprirà questa pagina, ok? Questa pagina. Mettiamo a schermo intero questa pagina qui, possiamo mettere la nostra collisione automaticamente dappertutto, quindi non ci basta che... Vediamo un attimo, non dovete andare qua sopra, ma ci sarà già un pannello quindi alla vostra destra. Eccolo qua. Se non c'è, allora dobbiamo aggiungere la collisione. Quindi fate come me, fate su un momento. Eccola qua, collision. Mettete aggiungi 18 DOP, questa qui. Ok, l'abbiamo inserita e quindi alla vostra destra uscirà questo pannello. Abbiamo aggiunto la collisione, ora non ci basta che modificarla. Quindi scendiamo un po' giù e cominciamo a inserire questa qui, custom, vabbè, inglese, vabbè, collision, mettete questa spunta qua. E mettete use complex collision symbol, questa. Non fate caso al numero massimo ecco, come potete vedere abbiamo messo la collisione dappertutto, cioè proprio dappertutto, e facciamo applica. Ok, abbiamo applicato, blocca tutto. Fate qua sopra, blocca all tutto. E una volta fatto chiudiamo questo editor deserto e mettiamo play. Come potete vedere, io non entro qua dentro queste colline, queste montagne, ok? Guardate. Io adesso non ho un progetto tipo il progetto di un palazzo, quindi non ci basta, vabbè, se volete, non so, scaricarle, inserirle e mettere la collisione, fate come vi ho mostrato, ok? Quindi prenderò un attimo un palazzo, un edificio bello bello grande e lo inserisco qua sopra e vediamo un po'. Quindi vabbè, adesso lo prendo e ci lavoriamo un po' su. Ok, allora, faccio un altro progetto, quindi facciamo un progetto in terza persona, quindi third person, next. Ci possiamo anche applicare il ray tracing oppure no, mettiamo ray tracing abilitato, crea un progetto, non salvare niente. Eccolo qua, allora. Ho trovato il letto. Però non ho trovato un palazzo, quindi importa tutto. Così.
letto ce lo metto qua, però è spawnato lì, non capisco perché. Un po' strana la cosa. Eccolo. Facciamo un attimo play. Come potete... Oh! C'è la collisione su questo letto, a posto. Va bene, c'è la collisione, però è fatta molto male la collisione. Quindi... Un attimo che l'ha tolto, che ci metto la mia di collisione. Quindi... Editor il letto di legno. Eccolo qua. Sta sempre fuori dalla piattaforma, non capisco perché. Ci aggiungo una mia collisione, ci aggiungo questa, ok. Scendiamo un po'. Questa collisione, ok. E facciamo questo. Facciamo la spunta qua sopra, applica. Ok, applicato, chiudiamo, play, vediamo. Boom, la mia collisione. Che ne dite, eh? Vabbè, il letto non possiamo spostarlo perché pesa moltissimo, ma se vogliamo spostarlo con la nostra collisione fatta su Unreal, non ci basta che uscire di nuovo, ecco, scendere un po' fino a trovare qualcosa che in inglese il peso com'era. Ah, possiamo anche applicare un attimo una cosa. Vediamo un po' che posso. Oh, è scintillante. È bellissimo. Niente male, belletto, che dite? Belletto. Molto bello. Esco di nuovo, che è meglio. Fatto in metallo, bello lucido. Dovrei metterlo sul mare, che è meglio. Un attimo che trovo il peso. Eccolo qua, la gravità, quindi... Che quella gravità, quindi a questo punto dovrebbe volare il letto. Ah, la fisica, la massa, e scriviamo 100 kg pesa 2 kg. Mi sa che 2 kg devo mettere a posto. Vediamo se il personaggio riesce a spostarlo. Come riesce a spostarlo? Cioè, la cosa bella è che ho messo il peso al personaggio, ma il letto qua non si sposta. Non capisco perché. Perché se provassi, non so, a mettere una palla, no, puzzle. Un cubo, che è un cubo. Va bene, un cubo, play. Ok, ci mettiamo la gravità al cubo. Il cubo si sposta. Perché il letto no? Giochiamo a pallone. Alla fine, ragazzi, vi ho spiegato come inserire la collisione su qualsiasi cosa, modello, palazzo, palazzo no, vabbè, non ne ho trovati parecchi, ma a pagamento. E il letto ce l'ho messa io la collisione perché la sua propria faceva un po' schifo, quindi grazie a tutti per la visione. E noi ci vediamo ad un prossimo video.